Voi però siete andati in loop, ne facciamo una. Stai sereno, c'è una domanda. C'è una domanda. Quanto il fatto che questi nuovi linguaggi siano da SMS piuttosto che da social non sia il modo di differenziarsi dai giovani, no? Cioè, chi ha scritto Desmond Morris diceva che si è parlato del linguaggio come per la sua capacità di comunicazione, non si è mai sottolineato per la sua capacità di non comunicazione. Quindi in questo modo poi negri perdevano la parola. Esatto, negri che non si può più usare, perché Twain lo usasse in Huckleberry Finn. No, assolutamente no, le parole sono, si fa politica con le parole. Beh, l'idea tribale della lingua è fondamentale, dell'identità, insomma, voi no. Sì, però prova ad assumere che si sente meglio, spero di non sbagliare. La domanda è sul valore, cioè il linguaggio non è solo comunicazione, ma è anche non comunicazione. Questa è una locuzione veltroniana, il manche per l'appunto, che era inclusiva, perché voleva mettere dentro cattolici e comunisti il manche. E sì, ovviamente ha una funzione di comunicazione se io devo comunicare, ha una funzione di non comunicazione se io devo dire chi sono, se io devo far vedere anche il, cioè, alcuni lato marketing, perché il linguaggio è così ostoso del marketing? Perché se no, un po' come il mago di Oz, scopre che poi tutta questa magia non ce l'ha. Se le parole sono comprensibili hanno meno potere. Questo è il tema della democrazia, secondo me, oggi a livello culturale più importante, non usare parole che non vengano capite, veramente sarebbe una grande rivoluzione democratica, parole che non vengono capite. Un aneddoto di Che Guevara divertentissimo, che quando c'era una riunione bisognava fare il governo e dissero, c'era Fidel, tutti quelli che erano sbarcati col gramma avevano preso Cuba, avevano cacciato Battista, e dicono: ma qui c'è un economista? E Che Guevara aveva capito comunista e lui alzò la mano e gli volevano dare l'incarico dell'economia, poi però se ne è ripartito. E quindi poi diciamo nelle comunicazioni sbagliate c'è tanta poesia o comunque umorismo. Se volete questa è la... Stai sereno. Ah, beh, questo finiamo il cerchio meno sopra queste slide. Stai sereno, questo è l'iPhone di Enrico Letta, perché gli dava diciamo il meteo di Palazzo Chigi, gli diceva c'è il sole ma tutto attorno pioveva, insomma, quindi questa è stata... è vero, questa era l'idea di Carli. Cioè, forse un microfono? Sì, sì. Bomber si scrive anche prima, Bomber. Sì. Non era il giubbotto. Quello anche. Sì. Ora... era un giubbotto il bomber. Sì. Però anche il goleador, che qua il goleador non è italiano, quello che segna tanto. Grazie. Come giudica l'uso dei Twitter da parte dei politici? Allora, chi sono io per giudicare? Io non può manco dire tanta frase che l'ho detta, quindi non lo so. Poi i miei preferiti. Sicuramente io allibisco quando vedo il successo di Maurizio Gaspardi. Cioè, Maurizio Gaspardi, che però perché poi lì vedi però l'istinto del politico, che tu l'hai tolto da una piazza dove sapeva interagire benissimo con la folla e lo metti in un'altra piazza e lui comunque riesce a trovare il modo di interagire. Che Gaspardi ha detto delle cose immonde sulle due volontarie che erano state rapite, beh, adesso non citiamo il peggio, però per esempio lui usa i maiuscoli come Salvini. Non bisogna mai usare il maiuscolo se vuoi comunicare, se vuoi urlare o insultare sì, usi il maiuscolo, perché è come urlare, è come dare a è come dal talk show dove si urlava, si prende lo stesso registro, e per esempio su Twitter lui urla sempre contro qualcuno, ha fatto una litigata incredibile, stavo dicendo pazzesca, ma incredibile, anche se la seconda volta, con Fedez, e lì una, cioè lì la tattica furba qual è? Fedez ha 1 milione di follower, non so, è seguitissimo questo rapper, fa il pop più che rap, e lui gli va addosso. Se Fedez risponde, molti di quelli che seguono Fedez comunque un po' si incuriosiscono a Gaspardi e magari comunque poi i giornali dicono vedi che stanno battibeccando, quindi Gaspardi è furbissimo, non c'è più il panino dei TG, della RAI, no? Maggioranza, opposizione, maggioranza, magari i talk show non sono seguiti come prima, però lui lo stesso codice è riuscito a trasferirlo. Salvini sta facendo una galleria degli odori di codice, perché anche lui dice delle cose immonde spesso, però funzionano in maniera molto intelligente, diciamo, cioè intende come tra le righe bisogna comunicare su Twitter.
è una forma di populismo spesso. D'altronde fare, diciamo, i fini, analizzare, fare battute di spirito sottili su social network, che insomma è un po' un controsenso, non arriva la battuta, quindi è una forma di comunicazione molto semplicistica, molto veloce. Renzi, pensi che Renzi, quando c'erano le primarie, sugli account Twitter di Renzi e degli altri candidati, lui non aveva il PD nell'account. Sindaco, ex sindaco democratico, non c'era il PD, intelligentemente, perché lo sanno che c'era il PD, ma se lo metti in un ambiente dove magari c'è un sentimento antipolitico, se tu metti il PD, insomma, come da quella paletta dei carabinieri a una festa, insomma, non è che la gente è contenta. Quindi sono molto accorto. No, sì, non abbiamo grandi discussioni. Quindi sono molto accorto. I politici, secondo, diciamo, alcuni giornalisti, colleghi come Severini, che hanno un grande seguito fisico, in libreria, in televisione, loro travasano, sono bravissimi. Però a me hanno impressionato i politici, perché sinceramente i politici doveva essere la categoria che più doveva pagare la disintermediazione, cioè il cambio di paradigma, per cui non ci sono più le figure di mediazione di una volta, come noi giornalisti anche, purtroppo, e quindi avrebbero dovuto essere anche messi da parte dalla storia, che certo non li ha assolti e non li assolverà, vedi appunto legge Gasparri, però loro si sono adattati benissimo, a dimostrazione poi del talento di uomo politico, al di là del giudizio, cioè l'istinto politico, la capacità di entrare in sintonia anche con pubblici nuovi e diversi, anche perché poi tra i giovanissimi poi c'è a un certo punto una strana simpatia verso i personaggi folcloristici, no? Verso Magalli, verso appunto anche Gasparri, perché fanno folklore, sono delle macchiette, un po' come sono altri politici, adesso però non voglio andare proprio sulla politica, però i cani, no? I gattini, i cani, sono diventato vegano, no? Forse sì, forse no, insomma, il mercato delle opinioni è in fermento, sono tutte gratis, perché intanto sono qui per infatti non fare grandi utili, perché io non hanno capito come mettere a frutto tutto quel traffico. Di positivo, no? Adesso comunque ho citato ovviamente Renzi, ma anche Salvini e Gasparri per i loro pubblici operano molto bene. Ci sono alcuni, Monti secondo me non ce l'ha, Twitter, ecco, vedo Monti deve avere grandi difficoltà su Twitter, anche se la foto di Monti che faceva, aspettava il suo turno sulle scale senza scorta eccetera, ha migliorato la sua web reputation, però non so quanto è durato. Bersani. Sì, Bersani andava bene su Twitter, forse erano dei falsi account, forse era proprio lui, perché no, tra l'altro, io confesso che capire l'originale e il fake, che è un'altra parola pazzesca, è fake, significa fake, significa falso, però è più che falso, cioè a parte che si dice fake, cioè deve essere uno che stai ridendo, perché come dire, hai sbagliato, è un fake, non l'hai capito, a volte non si capisce. C'è la V rossa su Twitter che ti dice, o anche su Facebook che dice verificato, è vero, alcuni però si dimenticano di farlo, per esempio c'è un generatore automatico di frasi di Salvini, un piccolo algoritmo che mette assieme le frasi di Salvini e produce dei tweet che sono, io ho fatto con i miei studenti, indistinguibili dalle sue vere frasi, perché si scrivono poche parole nei tweet e quindi è facile assemblare essenzialmente. Però anche qua, se un piccolo programma, un algoritmo minimo può inventare frasi credibili di un politico, ragioniamo sul livello di autoreferenzialità e automatismo, cioè essenzialmente a volte sui social network, vi ricordate nei talk show c'era il momento in cui uno cambiava canale, poi c'era un altro talk show, quando si andavano sopra con la voce e non capivi nulla, oggettivamente, anche una mucillagine. Beh, a volte, insomma, sui social network si fa solo quello, però piace il sangue nell'arena e quindi hanno purtroppo un loro grande efficacia, una grande efficacia, insomma. Posso dire una cosa che ho fatto? Ma mi sembra che in fondo a fate, diciamo, questo desiderio di dire vabbè, sono giovani, devono operare questo linguaggio, devono farlo, e quindi viene fuori questa cosa qui, d'accordo. Ma poi in fin dei conti tutto non si, diciamo, poi si può definire come un impoverimento, non della lingua probabilmente, no? Ma anche della complessità e dello strumento e dell'uso linguistico, no? Data la complessità poi della realtà, no? Vabbè, finché sei giovane usi tutto questo sciocchezzaio di termini, no? E finisce lì, ma poi non ti condanni dopo a silenzio.
cioè, l'uso, cioè la mancanza di conoscenza dello strumento linguistico e della complessità anche concettuale, no? Può condannare alla povertà anche mentale, no? E poi arrivi a 30 come le generazioni americane, no? Incitrulliti, no? Poi Umberto Eco diceva internet è poi una cucina di imbecilli. Sarà stato esagerato, probabilmente, però una buona dose di verità c'è. E l'uso anche dell'inglese, no? Vabbè, il farcire la lingua italiana di inglesismi o di anglicismi, come si dice, no? Va bene, non la contamina, vabbè. Però può anche essere una strumentalizzazione. Uno dice voluntary disclosure, no? Che poi è dichiarare poi quanto c'ha i capitali all'estero illegalmente portati fuori. La voluntary disclosure è un evasore, è un illegale. Però ti vergogni meno perché magari lo fai migliore. Whistleblower, delatore, no? E insomma, non è soltanto un impoverimento oggettivo, anche prendere per i fondelli la gente, insomma, allontanarla dalle cose reali, dalle istituzioni, questo voglio dire. Pensavo a Fini Antonioni mentre diceva poi ci riduciamo al silenzio, perché invece l'ha scelto come registro altissimo. Vi faccio un esempio, lo stalking, perché quello che lei dice potrebbe essere considerato vero sul buon senso, che è anche una categoria linguistica, però è sempre, diciamo, secondo me, da analizzare il rapporto tra la parola e la cosa, cioè se afferisce a qualcosa di nuovo, di importante, da far emergere o da importare, ben venga, poi lo tradurremo. Lo stalking era proprio un reato che noi non avevamo, le molestie, non c'erano. Quindi la battaglia, no, io guardi, sono, diciamo, come l'acqua, la mia madre, sono d'accordo con lei, sono italianista per lo più, però non si può secondo me avere questo sentimento predominante, per vari motivi, ma il più importante è quello che poi si rischia di tenere fuori, cioè stepchild adoption a me non piace come parola, no? E forse non ha aiutato. Mi sarebbe piaciuto ragionare di più che cosa significasse in termini sociali, economici, oltre che emotivi, di diritto. Il problema però è che noi non ce l'abbiamo e viene da un altro posto dove si chiama così, lì. Non ha funzionato in questo caso, però ad oggi. Lo stalking ha funzionato benissimo, è stato fondamentale importare questa parola che ha un significato, che ha identificato un reato che in Italia non veniva identificato e che adesso dopo la legge può anche essere perseguito. Quindi è il rapporto, diciamo, tra, cioè non deve essere una parte, un make-up, per usare appunto l'inglese, quindi un belletto sulla realtà, come spesso viene ovviamente fatto. Però, e qui non mi do ragione, io ho sentito a Milano, che è un posto dove comunque poi tutto viene annichilito da un cinismo glam, e brillante, c'era una ragazza che si lamentava in un ristorante cinese con una sua amica, dice no guarda non mi fila più nessuno, anche il mio stalker non mi chiama più, e quindi usavano in maniera metaforica, ecco. Quindi io sono d'accordo con lei per lo più, molte cose, cioè, il bail-in secondo me è sbagliato, perché io devo sapere che cosa succede ai soldi in banca. La voluntary disclosure, se aiuta a far sentire meno, insomma, meno truffaldino, va bene, insomma, gli diamo questo scudo. E quindi, caso per caso, io ho l'impressione che comunque è meglio che c'è del viaggio, cioè, ognuno fa le sue scelte di vita, estetica, che musica ascolti, che però scegli. Noi che l'abbiamo nel nostro, non si può. Ma non è opera di informazione. No, ma noi dobbiamo studiare questo linguaggio, perché io credo che i nativi digitali, mi accorgo per fortuna, non so se in tempo, che loro hanno gli strumenti per governare il mondo nel futuro, perché hanno una competenza, una compatibilità, una facilità di utilizzare questi nuovi strumenti. Io li considero un tardivo digitale, cioè io insomma rincorro sempre le ultime cose, sono nato analogico, non posso però morire analogico perché non ho fatto abbastanza cose. E quindi va capito questo linguaggio. Bimbo minchia, a cui non arriviamo per fortuna, è una parola che esprime bene però poi il rincitrullimento di alcuni linguaggi eccessivi, e quindi io in sintesi direi che con grano salis uno deve capire se la parola serve anche a migliorare la nostra società oppure invece a rendere incomprensibile, per tornare ad Antonioni con i compiti, il dialogo di questi silenzi incredibili, ecco perché poi ogni tanto cala un silenzio rumoroso che è fatto di parole che non significano nulla. Io ho fatto questa riunione con questa persona di matematica in un istituto, non capivo nulla e mi sono reso conto che lui aveva creato una bolla nella quale io non potevo entrare. E poi mi ha spiegato il mio amico, dice no ma lui
preferisce che non si facciano progetti un po' importanti, perché poi bisogna vedere se si è in grado di farli. Vabbè, allora ho capito, però lo dicevi subito, insomma, che arrivavamo. Sembra che la pubblicità si sia impadronita di questo linguaggio. Se ne è d'accordo, come lo studia? Dunque, innanzitutto abbiamo ricordato la pubblicità che un tempo deteneva il linguaggio, adesso anche meno, perché ormai l'influencer è interessante, cioè colui che influenza gli altri, perché è una figura che mette assieme il critico, il testimonial, l'attore, l'opinionista, e non si capisce quando è uno spot o quando è una recensione, per esempio. Quindi questo c'è una confusione pazzesca, in realtà è stata l'unica cosa un po' giornalistica che ho fatto. Mi sono chiesto, ma quando è che si inizia a usare pazzesco? A parte che c'è un articolo di Camilla Cederna, non mi ricordo quanto, la stessa, non mi ricordo adesso l'epoca, qui diceva finalmente non si usa più pazzesco. A Giuseppe Antonelli me l'ha fatto vedere, però mettilo via quell'articolo che mi brucia tutto. Per fortuna poi spariscono queste parole. Ma il pazzesco, per come lo intendiamo oggi, nasce in un momento preciso, la pubblicità di una bevanda, ve la ricordate? Una aranciata amara in un modo pazzesco, era la San Pellegrino. Io poi ho trovato il creativo che l'aveva ideata e mi ha raccontato, e lì ero contentissimo perché avevo una tesi, cercavo gli indizi per corroborarla, e lui oggettivamente mi ha dato un elemento che era più che compatibile con il libro. La San Pellegrino aveva avuto dei problemi con i coloranti all'epoca, credo sia fine 60, fine 70, e era restata fuori dallo scandalo come prodotto ancora un po' vergine, non rovinata nella reputazione, l'aranciata amara, perché necessitava di più comunque percentuale di vere arance, e quindi la si poteva lanciare sul mercato. E gli disse, senti, inventaci un claim, uno slogan che la faccia funzionare. E lui mi raccontò alcune parole che aveva immaginato di utilizzare, e poi mi disse, poi scelsi pazzesco perché esprimeva qualcosa che è già di successo, che piace perché è di successo, che piace perché fa impazzire tutti. Ed è esattamente il senso dell'italiano pazzesco. Ogni volta che vediamo startup o bail-in per spiegare le novità nel sistema bancario, io devo dire un idiosincrasia anche per adoro. Un po' perché non parlo francese, quindi non sento un compenso di inferiorità, perché a volte dicono adoro e non si capisce che cosa, no? Cioè, questo sì, adoro ci arriva, ma andiamo al cinema, adoro, non ci sono capito, ma è come j'adore il profumo. E quindi ogni volta che noi usiamo queste parole vorremmo avere successo subito, vorremmo che il nostro hashtag si imponesse insomma sugli altri. E quindi in realtà la pubblicità è un linguaggio che talmente credo ormai intrinseco ad ognuno di noi, ci si fa pubblicità, su social network ci si sta per fare pubblicità, che in realtà la pubblicità in sé è in crisi, si deve reinventare tanto quanto noi con i giornali, perché per esempio online non funziona la pubblicità, i banner non se li guarda nessuno, quelle cose che lampeggiano, o anche c'è la pubblicità dei video, tu cerchi subito la X, no? Se andiamo a giocare a Space Invaders, se cerchi la X, boh, finalmente. Oppure parte della pubblicità che non puoi saltare e guardi un'altra finestra. La pubblicità è crisi, a me viene da pensare perché in realtà abbiamo introiettato il linguaggio della pubblicità e non ci frega più. Tant'è che molte strategie di marketing ti presentano il prodotto o una situazione come vera. In 10 secondi a Milano McDonald's ha fatto una finta hamburgeria chic, di queste dove c'è una lattuga presa da non so dove, la chianina fantastica eccetera, e tutti, ma come buono, buonissimo eccetera, e poi hanno fatto cadere delle paratie e c'era una cucina di McDonald's che faceva panini McDonald's, e di quello tre ragazzi se ne è parlato. Quindi anche la pubblicità in realtà, poiché ha vinto, poiché ce l'hanno tutti contaminati del linguaggio pubblicitario, è in crisi, e quindi è un linguaggio pubblicitario, ma non è colpa della pubblicità con il tempo. Comunque, c'è quella tipica queste parole se le scrive sulle carte. Non ho sentito. Il cioccolato Kit Kat, quelle merendine, ce le scrive queste parole sulle carte, hashtag caro, dopo comprare lo può vedere. A Kit Kat, cioè, hashtagare, sì, poi sì, all'infinito si vede. Ce le scrive, oppure fare un selfie, è curioso, ma ce le scrive, cioè ha capito l'onda e si chiede, sta seguendo. Chi non ha fatto un selfie, si segnalava che anche su Kit Kat si può, diciamo, declinare tutte queste parole pazzesche. C'è scritto. C'è un'altra domanda? Sì, no, l'aspetto positivo è stato sottolineato due volte,
di questa innovazione del linguaggio e di questi neologismi che si intrecciano le varie lingue, soprattutto l'inglese, è che ci sono cose nuove e quindi le parole sono adeguate alle cose. A me sembra però che questo aspetto, per l'impressione, ci siano poche occasioni, piuttosto rare, mentre invece molto più diffuso è parole nuove e strane, a volte incomprensibili, a parlare più, per cose non nuove, ma che presentano problemi o che si sono rivelate una illusione, un fallimento, e il linguaggio copre questo fallimento, copre questa persistenza e evita di affrontare il problema, oppure anche di eliminare la cosa se necessario. Questo è un aspetto che mi sembra rilevante. Cioè ci sono cose che si rivelano dei problemi e che possono essere affrontate linguisticamente con le parole vecchie e poi per far emergere la problematicità. Questo da un lato. Dall'altro, il pazzesco che mi pare di capire è in questo libro è quello di Massa. Dopodiché c'è un pazzesco o una serie di pazzeschi nei linguaggi specialistici, ma forse lo avevi accennato, io ne so qualcosa perché stando in commissioni di esami, di concorsi universitari, i giovani ricercatori, giovani accademicamente, che non lo sono, è veramente un linguaggio pazzesco. L'anno scorso ho dovuto esaminare 260 pubblicazioni, 22 candidati, io stavo per mettermi a urlare gli acronimi e dove le lingue si intrecciano non si capisce più l'italiano, il francese, l'inglese, più pazzesco ancora di quello popolare che tutto sommato è anche divertente, e lì è preoccupante perché ci dovrebbe essere la chiarezza relativa scientifica. Forse un libro avrebbe fatto. Mi viene in mente il Dulciniano del nome della rosa, che ripete questo gran melone intensiagito, non si capisce cosa dice, noi intanto siamo così, cioè mangiano anche. Però lei ha colto un punto importante, non è un linguaggio di massa, perché non c'è più la massa, ci sono le tribù, le folle, e quindi ecco il pazzesco, è un tratto psicologico di impazzimento generale che riguarda le tante tribù. Mentre lei parlava, cercando di fare un pensiero serio, e una parola che avrebbe preferito non dover mettere, ma che poiché la questione è seria, mi ci ho messo femminicidio, perché invece è una parola nuova che arriva come istituto dall'Inghilterra, femminicide, ma dal Centro America, dal Messico in particolare, sulla UARI, dove ci sono questi omicidi seriali di donne, è per esempio una parola che potrebbe essere come stalking. Una parola che ci rende più sensibili a un problema. Io però ho notato purtroppo spesso che politicamente è già usata in maniera metaforica. Io ho letto su un cartello in una manifestazione il femminicidio della Costituzione, e mi sono detto se già lo usiamo in maniera metaforica vuol dire che forse è troppo carica, perché i belletti servono al potere per rispondere ai problemi, no? Bisogna togliere le lenzuola dai balconi quando c'è il G8, bisogna riempire le buche così come si può, perché arrivano magari personalità importanti, quindi si nasconde il problema. Il belletto, appunto, per non dire il make-up, lo Photoshop. Il problema però è anche che alcune invece parole che servono da detonatore per i problemi a volte poi si sovraccaricano. Io per esempio sul femminicidio lo vedo anche perché noi ogni tanto è stata uccisa. C'è il collega delle cronache che racconta, se ti dice femminicidio o ti dice c'è un omicidio di una donna, c'è già la categoria di metterlo sul giornale, come affrontarlo è molto diverso. Quindi in questo la parte positiva è chiedersi sempre qual è la parola migliore per il problema, se si vuole raccontarlo e farlo risolvere, se lo si vuole nascondere e fare, sono le parole tappeto che si nasconde sotto il problema, e purtroppo questo è una maniera corporativa di autodifesa, di parlare del tecnicismo accademico è un modo per difendere la competenza, mentre arrivano i barbari con altre competenze più selvagge, appunto i giovani fuori dall'accademia, fuori dai giornali,
anche la parola giovane, no? Ma io quando sento ragazzo adesso mi incazzo, perché ragazzo è ragazzo di bottega. Io lavoro da 15 anni, a volte ho sentito dei colleghi, di altri, ma voi ragazzi, e un po', insomma, capisco qual è il tentativo, quello di dire, stai sereno, non c'è senza pensiero, guarda anche a tuo turno, però visto com'è. Sì, ecco. Facciamo l'ultima domanda? Sì. Mi è capitato recentemente più volte di dovermi confrontare con i funzionari pubblici, sia nel comune o in altre istituzioni. E ogni volta che mi apprestavo a entrare, mi chiedevo se sarei sorpreso eventualmente in modo positivo, cioè riuscire ad ottenere quello che stavo chiedendo. E alla fine mi è venuto spontaneo di pensare che stavo andando ogni volta incontro al minchiocrate. Sì, è il papà del dico minchia, cioè quello che ragiona. Così, per usare un sicilianismo un po' a cacchio di cane, lì penso che sia il problema, che si stratifica il potere, non è solo quello elettricistico, il potere purtroppo è anche quello di chi, se sta dietro uno sportello e non vuole lavorare, se non si fa capire da lei non ci va a quello sportello e a quello lavoratino, cioè funziona benissimo, poi che consolatore, no? C'è il passaggio in cui lui è stato mandato per punizione a lavorare in un posto, lui non fa nulla, com'è? Ma guarda che bellissimo, non faccio nulla, cioè mi fanno più legare, e loro lo chiamano mobbing, ma per me è bellissimo, perché essenzialmente lo metto alle margini, e mentre uno se vuole fare carriera, quello è mobbing, se uno non vuole fare nulla. Quindi il vero dramma è che di questa deriva, appunto, chiamiamola pazzesca, che non la funziona adesso, vale tanto per chi detiene il potere, ma anche per chi, diciamo, è un subito di quel potere, si dovrebbe ribellare, dovrebbe esprimere il dissenso, in realtà si accomoda, perché comunque non pensare è comodo, non farsi capire è comodo, invece farsi capire è faticoso, pensare si suda, e quindi, insomma, visto che ci teniamo alla salute, lo zarone che lei ha incontrato vincerà, insomma. Poi io, per esempio, dello scrivano a Bartoli di rimedi, io non ho mai capito la gente che dice il mio eroe, perché poi preferirei, vuoi prefer not to, preferirei di no. Lei va là e dice, mi fa un certificato, preferirei di no. Quello è uno studio, quindi chissà cosa c'era dietro, è un'opera fantastica, però a me l'idolatria dello scrivano un po' mi inquieta, perché secondo me certi piegati che non vogliono fare nulla sono come quello scrivano lì, insomma. Ma lì c'è dietro, preferirei di no, non si capisce però che cosa... Sicuramente, però c'è anche quando si imparerà di andare a farsi fare una cosa e c'è questo diniego che è la ribellione del su, cioè la ribellione, ognuno di noi vorrebbe dire di no, quando l'imperatore arriva e vuole fare qualcosa vorresti dire di no perché ti senti vessato, e a me quell'ambiguità della risposta di quel no mi spaventa il fatto che sia idolatrata da un momento di grande ribellione. In realtà io vorrei capire questo. Questo è un po' basico, vorrei capire perché dice di no a che cosa. A tutto. Caspita. Vabbè, diciamo che il tutto è riuscito a tacere. Grazie a tutti, grazie ancora.